Matteo Piffoni, sindaco di Prato, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti voi. Allora, lei è fresco, diciamo, appena finito questo dibattito, dal titolo Sindaci e Partito, un'introduzione di Letta e poi abbiamo sentito, non potevamo essere presenti, ma un po' di... molto vivace, quindi deve essere stato interessante. Sì, 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 è tema insieme a Dario Nardella, Brenda Barnini, che è la padrona di casa, a Matteo Ricci, abbiamo discusso di quelle che sono le tematiche che coinvolgono la vita dei sindaci, quindi dei cittadini, perché quello che passa attraverso Palazzo Comunale poi è vita di solito immediatamente percepita a parte cittadini: una scuola, una piscina, un impianto sportivo, un marciapiede, la fermata dell'autobus, sono tutti, o un giardino curato, sono tutti temi che noi sentiamo immediatamente. In tutto questo i sindaci portano anche le idee che hanno su temi di carattere più nazionale o addirittura europeo, le politiche sul lavoro, le politiche sull'immigrazione, insomma. Abbiamo provato a dare un contributo alla discussione del Partito Democratico. Molto bene, il segretario ha introdotto, è di questi giorni, diciamo, la sua idea di questa tassazione, ne avete discusso, lei cosa ne pensa? Io penso che il tema sia ineccepibile, nel senso è sotto gli occhi di tutti, è anche abbastanza banale da dire, che l'attuale generazione siano le generazioni che, diciamo, riceveranno dai loro padri, dalla nostra generazione, meno di quanto noi abbiamo avuto da chi ci ha preceduto, e credo sotto gli occhi di tutti. Che l'ascensore sociale attualmente sia più bloccato, sia più faticoso da prendere rispetto a un po' di anni fa, è altrettanto sotto gli occhi di tutti. Che in tutto questo si sia inserita una pandemia che avrà per forza conseguenze, la botta arriverà dal punto di vista economico. Allora il tema di come aiutare le nuove generazioni ad andare all'università, ad aprire una propria impresa, ad avere, diciamo, quelle opportunità che rischia di non avere e di, quindi di essere tagliata fuori da un percorso, c'è tutta. È la tassa di successione la strada giusta? Può essere una delle ipotesi da valutare. Cerchiamo di mettere lì tutte quelle che sono le situazioni, le indicazioni che possono raggranellare una quantità di denaro capace di essere la cosiddetta dote, così l'ha chiamata il segretario Letta, per questa generazione, e poi discutiamone, perché il tema c'è tutto. Quindi la leva fiscale è uno degli argomenti, una delle riforme sulle quali deve lavorare il governo e comunque la politica. Indubbiamente la leva fiscale e anche l'evasione fiscale, ragazzi, perché ora so che e pare, dice anche te, e anche io sì, cioè nel senso, perché questo è un grande tema di questo paese, ragazzi, perché quando, secondo Banca Italia, e ci sfuggono un centinaio di miliardi di tassazione, ma lì ci sono già tutte le risorse per fare tutto quello che ci garba fare, perché se no, ragazzi, cioè, si sembra fuori dal mondo. È chiaro, è difficile, tutti i governi lo dicono e poi è sempre più difficile farlo, però la moneta elettronica, i controlli incrociati, i database delle pubbliche amministrazioni che parlano l'uno con l'altro anzi essere adesso separati quasi come se fossero continenti dall'altra parte dell'oceano, possono essere quegli strumenti che ci fanno recuperare risorse che possono essere destinate a questo lavoro. Poi certo ci sono, secondo me, delle tassazioni sulle rendite immobiliari o comunque sui grandi patrimoni molto più basse rispetto al resto dell'Europa. Si può trovare il modo di trovare in maniera uniforme questo tema, ma poi c'è anche il tema di chi le paga le tasse, le paga e ne paga tante, penso soprattutto, diciamo, a chi ha lo stipendio fisso, il pubblico impiego. Lì, ecco, la percentuale di tassazione magari dovuta a chi invece evade o delude è troppo alta. Allora lì va fatto il lavoro inverso. In tutto questo va trovato, raggranellato quel pezzo di dote che serve per le nuove generazioni. Un'ultima domanda sul Dem Festival. Le piace questo format? Ormai a Empoli è il secondo anno, sembra funzionare. No, ragazzi, bravissimi. Cioè, a parte il fatto l'emozione di poter finalmente parlare a persone di ciccia, di carne e ossa, invece su Zoom è tutta un'altra cosa, tutto un altro vivere, fa politica soprattutto, proprio bisogno di questo tipo di contatto. Poi bravi, lo devo dire, bravi, bravi al partito di Empoli, bravi agli organizzatori, alla Brenda, per, insomma, tutti i suoi collaboratori, perché oggettivamente sia l'anno scorso, sono stato la scorsa edizione, questa, devo dire, è un festival ben organizzato, con tanta partecipazione. Niente da dire, è proprio una bella soddisfazione venire in una iniziativa come questa. Grazie a Matteo Piffoni, sindaco di Prato, e arrivederci, alla prossima.